Fase delle toleiti basali. L'inizio dell'attività eruttiva si fa risalire, sulla base di datazioni assolute, a circa 500.000 anni dal presente, durante il Pleistocene medio. In questo periodo, l'area dove sorge l'Etna attuale era in parte occupata dal mare, in cui si verificavano delle eruzioni sottomarine che generavano colate a pilos e brecce ialoclastitiche. In seguito, il graduale sollevamento della costa della Sicilia orientale ha causato il ritiro del mare e quindi l'inizio di un'attività eruttiva di tipo subaereo. Le più antiche colate laviche subaeree hanno un'età di circa 320.000 anni e costituiscono un vasto espandimento tabulare che si estende lungo la valle del fiume Simeto. Fase delle timbre. A partire da circa 220.000 anni fa, l'attività eruttiva si concentra lungo la costa ionica in corrispondenza del sistema di faglie conosciute con il nome di timbre. Durante questa fase si verificarono numerose eruzioni effusive da fessure lineari localizzate in questa ristretta fascia. La continua sovrapposizione delle colate laviche ha portato nel tempo alla formazione di un piccolo vulcano a scudo. Tra circa 129.000 e 126.000 anni fa l'attività eruttiva di tipo fissurale si sposta verso ovest, interessando per la prima volta l'area centrale della regione etnea tra la Val Calanna e la Timpa di Moscarelli. Fase della Valle del Gomo. Circa 110.000 anni fa, l'attività eruttiva si sposta verso l'area adesso occupata dalla depressione della Valle del Gomo. In questo periodo si passerà gradualmente ad un'attività di tipo centrale, caratterizzata sia da eruzioni effusive che esplosive. Questo tipo di attività porterà alla formazione dei primi centri eruttivi poligenici nella regione etnea, i vulcani Tarderia, Rocche e Trifoglietto. Il periodo di attività del vulcano Trifoglietto si conclude circa 99.000 anni fa con un'eruzione plineare. In seguito si formeranno 400 eruttivi minori che si sovrapporranno del tutto sui fianchi dei vulcani Rocche e Trifoglietto. Tali vulcani prendono il nome di Monte Cerasa, Monte Giannicola, Serra del Sacrificio e Serra Cuviglione, la cui attività durerà fino a circa 60.000 anni fa, raggiungendo una quota massima di circa 2.600 metri. Fase stratovulcano. Questa fase inizia circa 57.000 anni fa, quando si verifica un ulteriore spostamento dell'attività eruttiva verso nord-ovest dopo la fine dell'attività dei centri della Valle del Gomo. Tale spostamento porterà alla formazione del più grosso centro eruttivo che costituisce la struttura principale del Monte Etna, il vulcano Ellitti. Esso fu caratterizzato da un'intensa attività sia effusiva che esplosiva che nel tempo ha costruito un imponente strato cono poligenico che raggiunse una quota massima di circa 3.600 metri. L'attività eruttiva dell'ellittico termina circa 15.000 anni fa durante un'intensa fase esplosiva caratterizzata da una serie di eruzioni pliniane che hanno causato la formazione di una caldera e di una serie di depositi piroclastici ampiamente distribuiti sui fianchi dell'Etna. L'intensa e continua attività effusiva degli ultimi 15.000 anni riempirà del tutto la caldera del vulcano ellittico, coprendo in gran parte i suoi versanti e formando il nuovo cono craterico sommitale. Tale attività effusiva, originata sia dalle bocche sommitali che da apparati eruttivi parassiti, porterà alla formazione dell'edificio vulcanico attuale denominato vulcano Mongibello. Circa 9.000 anni fa, una porzione del versante orientale del vulcano Mongibello fu soggetta ad una serie di grosse frane che hanno portato alla formazione dell'ampia depressione della Valle del Gomo. Sebbene l'attività predominante del vulcano Mongibello è di tipo effusivo, numerose eruzioni esplosive di notevole intensità hanno caratterizzato questa recente fase eruttiva. In particolare, l'eruzione esplosiva più intensa si è verificata in epoca storica, nel 122 a.C. Durante questa eruzione, che ha generato una caldera chiamata il Piano, la ricaduta di una grande quantità di prodotti piroclastici, quali ceneri e lapilli, ha coperto interamente il versante sud-orientale del vulcano, causando notevoli danni all'antica città di Catania. Il grande cratere del Piano, generatosi in seguito all'evento pliniano del 122 a.C., produsse la base su cui si edificò l'Etna, che, attraverso una plurimillenaria attività, è giunta sino ai nostri giorni.